Il governo proseguirà sulla strada delle riforme. Il messaggio è molto semplice: non abbiamo finito e soprattutto non abbiamo scherzato. E tutti devono essere consapevoli che il percorso di riforme, per il tempo che avremo a disposizione per lavorare, andrà avanti. Ci sono capitoli da completare, altri su cui concentrare i nostri sforzi. Per me le parole chiave, l'ho già detto in Parlamento, sono il lavoro ai giovani e Sud, ma non perché poco si sia fatto, anzi, sia sul lavoro che sul Sud il governo fin qui ha moltiplicato i suoi sforzi, ma per la distanza tra questi sforzi, per quanto siano stati intensi, e i risultati che dobbiamo raggiungere. Dobbiamo essere consapevoli che l'obiettivo del completamento delle riforme non è un puntiglio da parte mia, la rivendicazione di una continuità, è un'esigenza del Paese, perché il completamento delle riforme fa bene all'economia, fa bene alla crescita, fa bene alla semplicità del nostro Paese, quindi è un lavoro che dobbiamo continuare a fare. So che la continuità nella squadra di governo, oltre che nell'azione di governo che abbiamo appena deciso per quanto riguarda il completamento della struttura ministeriale, è considerata da alcuni un limite. C'è sempre voglia di qualcosa di nuovo e di sorprendente, io lo capisco e accetto la critica, però rivendico questa continuità. La rivendico sul piano politico. Auspico piuttosto una discontinuità non sui sottosegretari, ma ad esempio sulla violenza inaudita che il confronto pubblico, in particolare in rete, ha avuto nel corso di questo 2016. E qui una discontinuità ci vorrebbe come? Auspico una discontinuità, se possibile, anche nella fecondità della dialettica parlamentare, che può crescere, può migliorare, e il governo cercherà di dare un contributo anche sul tema della legge elettorale. Abbiamo ripetuto spesso che il governo cercherà, come si dice in gergo, di facilitare, di accompagnare la discussione tra i partiti e in Parlamento sulla legge elettorale, aggiungo anche sollecitandola, perché la sollecitudine in questa discussione non è correlata alla maggiore o minore durata del governo, è un'esigenza del nostro sistema. Cioè il sistema democratico deve avere delle norme elettorali armoniose tra Camera e Senato in grado di funzionare.